Buongiorno Milko. Ciao Sara. Allora, dopo San Gimignano, Montalcino e Radda in Chianti, oggi dove mi porti? Senti, restiamo a Firenze, siamo in direzione Montespertoli, arriveremo all'antico insediamento medievale di Pompiano. Molto bene, questo significa che allora assaggeremo il cosiddetto vino di Firenze. Esatto, che hanno, loro hanno nel logo il leone. L'azienda Marzocco di Poppiano nasce nel 1975, quando Alberto Chini e sua moglie Mary Lori acquistano dai conti Guicciardini i poderi Marzocco, La Massa e Pretale. Grazie all'impegno di Roberta e Maurizio, dal 2014 l'azienda inizia un nuovo progetto rivolto all'imbottigliamento, che parte con la zonazione dei terreni e del censimento dei cloni aziendali. Fra gli altri vitigni presenti vengono individuati quattro cloni di Sangiovese, un canaiolo degli anni 50, un interessante Trebbiano toscano e la Malvasia Lunga del Chianti. A questi si uniscono gli internazionali come il Cabernet Sauvignon e il Merlot. Andiamo a vederli questi vigneti storici che danno vita a vini di grande carattere e personalità. Ciao Roberta, buongiorno. Buongiorno amico, è piacere vederti. Andiamo subito in vigna. Certo. Roberta, in quale vigna siamo? Allora, questo è il Noce Vecchio. È un'uva che ha vari cloni di Sangiovese al suo interno e come vedete abbiamo mantenuto l'impianto fogliare. Le foglie hanno protetto sia dal sole cocente di questa stagione, calda estate, difendono anche in caso di precipitazioni a livello di grandine. Siamo sangiovesisti e a cui aggiungiamo i complementari storici, quindi il canaiolo di cui abbiamo parlato, ci sono il colorino, abbiamo un po' di foglia tonda, abbiamo anche degli internazionali come il Merlot, il Cabernet, l'uva francesca. Le uve bianche sono la classica Trebbiano e la Malvasia Lunga del Chianti, a cui si aggiungono Vermentino, Viognier e Malvasia di Candia. Avete anche un canaiolo, se non sbaglio, davvero sì, degli anni 50, così particolare, così speziato, così anche pieno di corpo e di aromi, profumi, ha un pezzo del mio cuore e va a finire nel Pretale. Nel Pretale, che è una delle vostre sì. Etichette di punta. Allora, qui lavoro artigianale, raccolta manuale. Tutta la raccolta è manuale, dei 35 ettari che abbiamo attualmente in produzione. Le vigne che noi riteniamo migliori hanno una doppia cernita, hanno il controllo come tutto in vigna. Ulteriore precisione per ciò che noi riteniamo i vari prodotti che vanno in bottiglia. Ci sono due tavoli di cernita. Il primo, che la scelta di qualche grappolo che non convince, si passa poi al secondo tavolo di cernita, che è il lavoro più certosino, a togliere qualche acino che è rimasto indietro oppure è stato schiacciato durante la raccolta. Qui Roberto e Maurizio sono impegnati nella difesa di un'identità e di un territorio che è posto in un magico angolo di Toscana, dove ricerca, storia e innovazione si uniscono. Marzocco di Poppiano è un'azienda che si fonda sulla tutela del territorio e della pianta stessa. Solo i grappoli più belli vengono vinificati per dare vita a IGT e DOCG riconosciuti e premiati. Adesso ci spostiamo in cantina, Maurizio ci aspetta. Maurizio, qui siamo nella parte di vinificazione, che percorso fanno le uve? A questo punto le uve, dopo essere state selezionate, vengono introdotte nei fini a temperatura controllata. Inizia il nostro protocollo di vinificazione che prevede per le uve rosse una temperatura tra i 16 e i 18 gradi. Quando si arriva a metà fermentazione iniziamo a fare della stage, quindi per fare un'estrazione tramite ripassare il liquido sulle gocce, e quindi durano circa dall'8-9 giorni. Maurizio, dopo la zona vinificazione ci spostiamo nella zona dei legni. Qui troviamo delle barrique francesi. Questa è la zona, la nostra barriccaia, che ha legni di vari passaggi, quattro tipologie, che sono speziato, dolce, struttura e equilibrium, che è un compendio
degli altri tre. Una stessa parcella in quattro contenitori diversi ci consente poi di fare un blend, diciamo, che ha caratteristiche terziarie, diciamo, un pochino più interessanti. Principalmente qui ci va il Cabernet Sauvignon, il Merlot e una parte di Sangiovese e una parte di Canaiolo. La Botte Grande fa parte della tradizione chiantigiana? Certamente, ed è il contenitore a nostro avviso migliore per il Sangiovese, soprattutto di queste zone qui, perché ha il giusto mix, diciamo, tra il rilascio del legno e i primari e i secondari. Su questo crinale che separa Monte Spertoli da San Casciano, il paesaggio fiabesco si coniuga perfettamente con la forza della storia. Vini gastronomici quelli di Marzocco di Poppiano, che con Roberta andiamo a scoprire nel dettaglio. Roberta, allora, in azienda avete 6 referenze e 2 tirature limitate. Presentiamolo un attimo. Partiamo dal bianco. Com'è composto? Il lanciere è composto da Vermentino, Viognier e Malvasia di Candia. Pensato per essere fresco, un vino pop, come richiama l'etichetta, e ha un messaggio. Quando abbiamo fatto il nuovo impianto non c'era mai stata una vigna e abbiamo fatto uno scavo importante. Sono arrivate persone con il metal detector, ci siamo chiesti come mai. Il fatto è che durante la Seconda Guerra Mondiale era proprio quel luogo, era il campo base dei lancieri del Bengala. Abbiamo però giocato con la tigre, che dentro la bandiera del simbolo, dando questo colore arancione, che secondo i chakra è un colore di vita, e quindi abbiamo giocato in questa atmosfera pop, un messaggio e un omaggio. Proseguiamo, poi sì. Abbiamo il Chianti annata. Questo ha un 10% di saldo di Canaiolo, e è veramente toscano, ha proprio l'anima toscana. Non ha passaggio in legno e quindi riteniamo che può essere anche un vino estivo. Si passa di livello, abbiamo la riserva, questa è l'annata 2016, questa ha un saldo di 10% di Cabernet, dall'annata 2017 le nostre riserve sono unicamente sangiovese. Andiamo agli IGT. I due IGT sono il Pretale, che come abbiamo parlato in vigna insieme, ha il Cannaiolo degli anni 50, l'uva Francesca e un bel sangiovese. Poi abbiamo la Vigna Leone. Vigna del Leone, che è quello che esula un po' dalla linea toscana, se vuoi, perché in vigna abbiamo del Merlot che mandiamo in surmaturazione, manteniamo un residuo zuccherino e c'è Sangiovese, Merlot e Cabernet. Poi concludiamo con un fantastico, ti ringrazio, davvero fantastico Vin Santo di Toscana, secco. È secco perché a noi piace questa parte di residuo, sì, zuccherina, ma non troppo accennato. È fatta con la famosa Mario del Vin Santo. È un omaggio a mia mamma, che amava particolarmente il Vin Santo e che ha disegnato negli anni 70 la prima etichetta. Allora Roberta, passiamo all'abbinamento. Sì. Hai preparato una zuppetta di tua creazione, raccontamela un attimo. Io amo particolarmente i negozietti tradizionali, fra cui ci sono anche i civaioli. I civaioli ogni tanto hanno dei resti, no? Delle varie fagioli piuttosto che lenticchie. È una zuppa totalmente chiaramente vegetale, c'è il fagiolo scritto di Lucca, ha il cannellino, lo zolfino. L'hai abbinata alla tua riserva? L'ho abbinata alla mia riserva perché qui, nonostante uno pensi che non ci sia potenza, c'è in realtà un bel corpo. E quindi perché no? L'assaggio. Prego. In effetti è vero, ha una bella struttura, una bella anche di carattere, sicuramente la proviamo subito. Un abbinamento interessante perché è un'annata 2016 e comunque ha una sua gentilezza, quindi sì, frutto. Sì. Roberta, salute. A te, a voi. Roberta e Maurizio, allora, siamo in conclusione. Qui da voi è possibile fare anche dei fantastici wine tasting. Sì, possiamo fare delle degustazioni a base di Chianti, noi chiamiamo
Chianti Experience, che facciamo assaggiare i vini, diciamo, di varie annate della nostra, della DOCG Chianti Oli Fiorentini. Possiamo fare, diciamo, la degustazione aggiungendo i Super Tuscan, e a queste due tipologie, a seconda poi delle richieste, si può abbinare la visita in cantina, nonché una escursione tra le vigne con la Jeep per far vedere anche l'azienda nella sua interezza. Siete tutti invitati, salute! Salute! A soli 20 minuti da Firenze troviamo luoghi ricchi di storia e tradizioni. Poppiano ne è uno splendido esempio. È verissimo, Mico, infatti l'azienda Marzocco di Poppiano rappresenta un bellissimo esempio di produzione del Chianti Colli Fiorentini. E Roberto e Maurizio sono due produttori molto attenti e appassionati. Senti, il prossimo viaggio dove lo facciamo? Lo scopriremo presto.